Tutti i fiumi hanno una missione. L'obiettivo è raggiungere l'oceano. Un ciclo infinito che permette all'acqua di viaggiare nel vasto pianeta azzurro. Lungo il loro corso sostengono innumerevoli forme di vita. Ma la loro è un'odissea tutt'altro che semplice. Dal ghiaccio al calore, gli ostacoli abbondano. Eppure, nonostante una natura in continuo mutamento, un fiume trova sempre la sua strada nel suo viaggio dalla sorgente fino al mare. L'alba rischiara questo paesaggio alpino. Questo è il tetto dell'Africa meridionale. Quassù, avvolto dalla foschia, sta accadendo qualcosa di molto speciale. Nuvole cariche di umidità arrivano da lontano per riversare il loro prezioso carico tra questi picchi. È il primo passo nel ciclo perpetuo delle acque che nutre il pianeta. L'umidità che evapora dalla superficie terrestre viaggia sotto forma di gas nelle nuvole, dove si solleva prima di ricadere sulla terra, spesso sulle montagne. Ed è sulle montagne che nascono i fiumi. E sul tetto del mondo la direzione è una soltanto: verso il basso. Scorrendo verso est lungo il pendio, inconsapevolmente il giovane fiume fa rotta per l'Oceano Indiano. Sull'altro versante della scarpata altri torrenti scorrono verso ovest, optando per un percorso molto diverso, che li porterà attraverso l'arido entroterra dell'Africa meridionale. Ma questo fiume ha un ostacolo più immediato da affrontare. A queste quote il freddo è quasi sempre glaciale e non appena l'acqua comincia a muoversi, si congela. A pochi metri dalla sorgente, il nuovo fiume rimane intrappolato nella parete di ghiaccio di una cascata e il suo viaggio si interrompe. Eppure questa mattina si intravede qualcosa che potrebbe liberarlo dalle sue catene glaciali. È l'inizio della primavera. Per la prima volta dopo mesi le temperature aumentano e il sole riscalda i paesaggi. Una goccia dopo l'altra, l'acqua sfugge alla sua prigione di ghiaccio.
La gravità, la forza che dà vita a tutti i fiumi del pianeta, spinge l'acqua lungo il fianco della montagna. Gorgogliando, prende velocità, scegliendo il tragitto roccioso che offre meno resistenza. Sotto il calore del sole, il fiume vede la luce. Piccolo e gelido, il giovane corso d'acqua ora scende dalle montagne che lo hanno generato. È ancora migliaia di metri al di sopra del livello del mare e nemmeno i raggi primaverili riescono a scongelarlo del tutto. Sono pochi quelli che riescono a resistere in queste condizioni. Il primo segno di vita animale è una creatura che non è certo nota per la sua resistenza all'acqua gelida. Un girino. Questi girini sembrano a loro agio sotto il ghiaccio. I piccoli anfibi sembrano avere un'arma segreta che li aiuta a sopravvivere in queste acque ghiacciate. L'antigelo. Quando sui girini cominciano a formarsi cristalli di ghiaccio, la pelle innesca la produzione di glucosio, che impedisce la disidratazione e il rimpicciolimento delle cellule, impedendo ai piccoli anfibi di congelare. La capacità di produrre le proprie versioni di antigelo è un talento condiviso da diversi anfibi residenti in ecosistemi molto freddi. I genitori dei girini rimangono nei paraggi. In Africa questi animali sono chiamati rane del ghiaccio. Popolano zone limitate tra le montagne. In questi fiumi vive anche una loro insolita preda. I granchi d'acqua dolce. I crostacei vivono senza problemi sopra o sotto il ghiaccio e costituiscono una parte importante della dieta delle rane. I granchi di acqua dolce non sono grandi viaggiatori e questo esemplare passerà tutta la vita lungo questo tratto della sponda del fiume. Dove ogni tanto è costretto a schivare qualche rana assopita. Più a valle, altri frequentatori delle rive fanno capolino per godersi i primi tepori primaverili. Il mio Thomis Slogetti non ha antigelo, ma ha altri assi nella manica per mantenersi caldo. Questi roditori sociali ricavano la propria abitazione in tane sotterranee composte da diversi ingressi e camere collegate. In questi cunicoli, i piccoli stanno al calduccio anche quando all'esterno fa freddo. Quando si avventurano all'esterno per cercare il cibo, si affidano a diversi metodi per conservare la temperatura corporea. La folta pelliccia li aiuta parecchio, mentre le orecchie e le code piccole limitano la perdita di calore. Ma secondo gli scienziati, il loro metodo preferito per stare caldi è prendere il sole.
magari con qualche coccola. In quel caso, però, bisogna trovare qualcuno disposto a scambiare fusioni. Sulle sponde del fiume, i roditori sono in compagnia di un paio di saltarocce del Drakensberg. È tutta la mattina che aspettano che il terreno si scongeli per poter cercare qualcosa con cui fare colazione. Ben presto li raggiungono altri pennuti autoctoni. Quassù non vale il detto chi tardi arriva male alloggia. In cielo volteggia un avvoltoio. Da quelle quote il tortuoso fiume brilla come un serpente al sole. Continuando la sua discesa, lascia le alte vette e va in caduta libera, assumendo una forza inarrestabile. L'acqua precipita dal fianco della montagna a una velocità che non raggiungerà più nel suo viaggio fino al mare. Le cascate si tuffano in profonde pozze scavate dalla millenaria potenza dell'acqua. Dopo aver lasciato la sua sorgente glaciale, finalmente il giovane fiume può scorrere impetuoso nelle sue vorticose rapide. La serenità delle cascate nasconde la sua vera potenza. L'acqua è in grado di aprire una breccia nella solida roccia. Nel corso di milioni di anni, il fiume si è scavato un passaggio attraverso una delle pietre più dure, il granito. Enormi massi hanno lasciato buchi cavernosi. Ma come riesce l'acqua a fare breccia nella pietra? La risposta è da ricercare nelle sue qualità corrosive ed abrasive. La naturale acidità dell'acqua del fiume discioglie i minerali come il quarzo, indispensabili per l'integrità strutturale della roccia. Quindi piccole particelle di sedimento trasportate dal fiume martellano di continuo la pietra indebolita, corrodendola. Queste microscopiche pietruzze sgretolano la roccia sottostante, finendo per scavare profondi canaletti. In questo modo i fiumi creano valli, trasformando il paesaggio lungo il quale scorrono. Il giovane fiume prosegue a est. Plasma la sua strada attraverso il terreno roccioso alla base delle montagne, diretto alla sua meta finale, l'oceano. Ma il viaggio dalla sorgente fino al mare non è semplice. Il fiume sta per affrontare l'ostacolo più impegnativo. Ora, mentre attraversa le grandi pianure alla base delle montagne, rallenta moltissimo. E qui fa più caldo. È il picco della stagione secca. La pioggia è un ricordo lontano. La terra assetata ha quasi prosciugato il fiume.
Questa natura incontaminata accoglie molti animali, i quali dipendono dal fiume per sopravvivere. Alcuni, come gli elefanti, sono famosi per la loro implacabile sete. Questi pachidermi sono considerati una specie dipendente dall'acqua e devono bere ogni giorno, soprattutto col caldo. Un adulto può consumare fino a 200 litri al giorno. Per un fiume così debilitato, soddisfare le esigenze di un branco assetato è impegnativo. Non sono solo gli elefanti ad aver bisogno dell'acqua del fiume. Questi alberi di Acacia erioloba, sulle sue sponde, usano le loro lunghe radici per estrarre acqua dal suolo sabbioso. A loro volta, queste piante attirano visitatori. Come questo branco di cercopitechi verdi, tra i primati più diffusi nell'Africa meridionale. Sono qui per questi baccelli ricchi di nutrienti. Anche se gli alberi sono caratterizzati da spine aguzze, le scimmie non sembrano curarsene, abbuffandosi in mezzo agli ammassi spinosi. Per queste scimmie onnivore, che hanno una dieta ampia e variegata, i baccelli di queste piante costituiscono una preziosa fonte di proteine ed altri nutrienti. Come gli elefanti, anche i cercopitechi hanno bisogno di bere quotidianamente, il che fa di questi alberi in riva al fiume la loro dimora di grande valore. Un vantaggio della stagione secca è che le spiagge sabbiose e affiorate nel periodo di magra assicurano un facile accesso all'acqua. Anche per questa madre di rinoceronte bianco meridionale e il suo piccolo, una visita al fiume è un momento importante della routine quotidiana. Finché il cucciolo avrà poche settimane e continuerà ad allattare, la mamma dovrà bere per poter produrre litri di latte nutriente. Ogni generazione di rinoceronti bianchi è preziosa, perché contribuisce a garantire un futuro a questa specie fortemente a rischio estinzione. Dopo aver sfiorato l'estinzione negli anni 60, questa specie è ancora ridottissima. E ogni piccolo in salute come questo è un piccolo successo per la specie. Il cucciolo dipende ancora dalla madre per protezione e sostentamento. E questa femmina è una genitrice capace e premurosa. Pochi predatori oserebbero sfidarla. I suoi 1700 kg di muscoli e un corno appuntito incutono timore persino ai leoni più grossi. Ma nella vita di un giovane rinoceronte ci sono seccature che nemmeno la madre può risparmiargli. Come le zecche.
Ne è ricoperto. Per fortuna, se in natura esiste un bisogno, di solito c'è qualcuno in grado di soddisfarlo. Le bufaghe hanno scoperto che la disinfestazione è un'ottima nicchia di mercato. Questi uccellini si accaniscono sui parassiti. Da questa collaborazione traggono un vantaggio reciproco. Completata l'opera, gli operosi uccelli passano alla mamma. Ancora più a valle, un gruppo di avvoltoi è venuto al fiume per una ragione che sembrerebbe improbabile. A dispetto di una reputazione di putridi divoratori di carogne, questi grifoni d'orso bianco africani sono qui per un bagno. Come tutti gli uccelli, devono ripulire le piume da un eccesso di grasso e sporco. Così si preparano per una lavata. Quindi distendono le ali nella classica posizione di volo per asciugarle al sole. È un'operazione di routine che consente a questi uccelli di essere in forma perfetta per quando sarà il momento di spiccare il volo. Dall'alto, i grifoni cercano carcasse con cui banchettare, perché non sono cacciatori. Ma stamattina non hanno fortuna. Gli unici predatori nei paraggi sono più interessati a sonnecchiare che a sbranare. I licaoni africani sono tra i predatori più efficienti del continente. Ma al momento fa troppo caldo per cacciare. Come i lupi, sono animali sociali e vivono in gruppi governati da una coppia alfa, una femmina e un maschio. Un tempo erano molto diffusi in tutta l'Africa subsahariana, dalle aree montuose a quelle desertiche. Oggigiorno sono considerati una specie a rischio. Si calcola che nel continente ne rimangono appena 39 sottopopolazioni. Attorno a un'ansa del fiume in Magra incontriamo un'altra specie minacciata. Anche l'elefante africano ha subito un drastico calo nel numero di esemplari. Come i licaoni, gli elefanti hanno bisogno di grandi spazi in cui spostarsi e nutrirsi. La loro è una vita inquieta e nomade, sempre in movimento alla ricerca di cibo, acqua e compagni. E il fiume ha un ruolo importante nei loro viaggi. Ne sfruttano il corso serpeggiante come una strada, ricavando nelle più semplici rotte migratorie tra i loro terreni di pascolo. Restando a ridosso del fiume, si assicurano accesso all'acqua, di cui hanno bisogno non solo per bere.
Lungo il cammino, questi enormi mammiferi si rinfrescano facendo frequenti bagni di fango. Per gli elefanti, i bagni di fango sono una consuetudine che gli consente di proteggere dal sole e dai parassiti la loro pelle sorprendentemente sensibile. Proseguendo lungo il corso del fiume, laddove è ridotto a una pozzanghera, c'è un altro possente erbivoro con un debole per il fango. Questo maschio di bufalo è un esemplare anziano. Mentre un tempo era il capomandria, ora è stato relegato a una vita solitaria lungo le sponde del fiume. Ma oggi non è solo. È spiato da un paio tra i più potenti predatori africani. Un giovane leone e suo fratello. La loro criniera non è ancora completamente sviluppata, ma sono già in grado di abbattere il bufalo nonostante i suoi 900 kg. I leoni si preparano a tendere l'agguato. Hanno bisogno che si avvicini ancora per poterlo cogliere di sorpresa. Lui non li ha visti, ma sente odore di trappola. Questo vecchio maschio è già sopravvissuto a 1000 agguati. L'esperienza gli consiglia di allontanarsi in fretta. I re della savana dovranno rimediare la cena da qualche altra parte. Nel cielo grigiastro della sera, il rombo di un tuono segnala la fine della stagione secca. Dopo mesi di sete, la pioggia inzuppa la terra, portando sollievo e nutrimento. Sorge l'alba, rivelando un paesaggio tonico e rigenerato. Procedendo più a valle, gli effetti della pioggia sono visibili. Gli affluenti gonfi d'acqua alimentano il fiume, che diventa sempre più profondo e ampio. Scorrendo impetuoso,
Si lascia alle spalle le ampie pianure e le colline rocciose del Bushveld e si inoltra nella zona costiera tropicale. In prossimità dell'Oceano Indiano, il fiume e il paesaggio cambiano ancora una volta. Il fiume si rilassa, assumendo una lentezza languida, allargandosi nella sua piana alluvionale e depositando ricchi sedimenti che alimentano un'abbondante fauna attorno e all'interno del suo alveo. Gli uccelli acquatici prosperano pescando in queste ricche acque. Il regale airone usa il suo lungo becco per infilzare ignari pesci. Il martin pescatore si lancia sulla preda impicchiata. Ma c'è un altro pennuto che ai pranzetti a base di pesce preferisce un bel contorno vegetale. L'avvoltoio delle palme non segue la dieta di un tipico rapace. Mentre i suoi cugini adorano l'odore di carne putrefatta, questa specie predilige un menù vegano. Vive soprattutto dei frutti della palma da olio. E non è certo l'unico ad apprezzare i frutti messi a disposizione da queste palme. I cercopitechi a gola bianca condividono l'entusiasmo degli avvoltoi per questo cibo. Questa specie di primati è piuttosto rara nell'Africa meridionale. Vive solo in foreste costiere simili a questa. Qui questi esemplari si sono ricavati delle ottime casette vista mare, con vicini bizzarri e cibo in abbondanza. La placida superficie del fiume ha degli splendidi addobbi. Le ninfee sono ben adattate alla vita acquatica. Le loro foglie ampie e rotonde galleggiano sulla superficie, mentre i loro lunghi gambi cavi raggiungono il fondale del fiume. Ma la parte affascinante di queste piante sono i loro fiori. Moltissimi insetti trovano irresistibili i loro colori e profumi. Ma le ninfee non sono preziose soltanto per le api. Offrono un perfetto terreno di caccia per una creatura molto insolita. Queste lunghe zampe e artigli sottili appartengono alla jacana africana. Questo uccello sorprendente ha sviluppato zampe lunghe e sottili che gli consentono di ridistribuire il peso sulle ninfee, impedendogli di affondare mentre cerca insetti tra le foglie.
quello che vediamo è un nucleo familiare, ma non del tipo che ci si attenderebbe. Il genitore è un padre single. Le Yakane sono pennuti più unici che rari, ed è solo il maschio a prendersi cura dei pulcini. È probabile che la madre si sia accoppiata con diversi maschi, lasciando a ognuno qualche uovo da allevare da soli. Questo sistema insolito di allevare la prole è la risposta evolutiva tesa a compensare un altissimo tasso di uova perse a causa dei predatori. Nella realtà delle Yakane, in effetti la femmina si è trasformata in una produttrice in serie di uova. Dopodiché saranno i padri a covarle e a occuparsi dei nascituri. Questo papà è stato impeccabile. Ha non uno, ma ben due piccoli in salute, che stanno imparando come vivere camminando sulle acque. È importante che queste piccole Yakane imparino a catturare il cibo, senza affondare. Finora tutto bene. Man mano che il fiume si avvicina all'Oceano Indiano, in acqua compaiono strane forme. In effetti, non è solo la fauna locale a sfruttare questi corsi d'acqua. Le trappole forniscono il cibo ai pescatori che da sempre dipendono da questi estuari costieri per la loro sopravvivenza. Questo antico metodo è stato tramandato da generazioni. È studiato con cura per condurre i pesci lungo un passaggio fino a una trappola a forma di cuore. Le strutture sono progettate per intrappolare solo prede di grossa taglia, mentre i pesciolini possono entrarne e uscirne a piacimento. Questo tipo di pesca rimane sostenibile, mantenendo un equilibrio tra le necessità delle persone che vivono qui e la protezione di quelle specie che usano queste acque per riprodursi. Durante i mesi estivi, il fiume è pieno di pesci, come varie specie di terapontidi e triglie, che spesso si infilano nelle trappole. Ma ora, all'inizio della primavera, i grandi pesci devono ancora arrivare. Come ogni attività di pesca, non c'è alcuna garanzia di successo. E a volte non c'è solo la cattiva sorte ad accanirsi sui pescatori.
Le loro trappole vengono sabotate da altri frequentatori. Queste acque calme e basse sono ideali per gli ippopotami. Questi mammiferi anfibi sono incredibilmente forti e sono in grado di demolire le trappole in un lampo. Sotto la superficie, i pesci ringraziano. Questa trappola non svolge più il suo compito. Finalmente l'oceano è a tiro. E qui il fiume subisce uno dei cambiamenti più radicali. A contatto con l'oceano, la composizione dell'acqua si trasforma. Per la prima volta, mescolandosi con quella dell'oceano, diventa salata. Nell'acqua salmastra, gran parte delle piante non potrebbe sopravvivere. Tuttavia, è l'ambiente ideale per un albero molto particolare. Le piante di mangrovia si sono evolute per sopravvivere nell'acqua salmastra. Hanno radici che penetrano nel fango con la bassa marea e con l'alta marea fungono da respiratori. Inoltre, adottano un complesso sistema di filtraggio per bloccare gran parte del sale. Il loro successo in questo difficile habitat sostiene a sua volta altre forme di vita che frequentano questa fascia costiera. I granchi si cibano dei residui caduti dagli alberi e, se minacciati, corrono al sicuro nelle loro tane. La loro opera di giardinaggio ricicla i nutrienti che, reimmessi nel terreno, favoriscono la crescita di altre mangrovie. Inoltre, con l'alta marea, gli alberi offrono protezione a diversi piccoli avannotti. Si raccolgono attorno ai rami caduti, nascondendosi al riparo da eventuali pericoli. Un giorno saranno abbastanza grandi da seguire il fiume nell'ultimo tratto di questo viaggio, per poi affrontare l'oceano. Superate le mangrovie, finalmente il fiume incontra il mare. Alla foce si getta nel caldo oceano indiano, trasportando con sé i nutrienti da cui dipendono le creature che vivono negli ecosistemi della barriera corallina. Qui il fiume diventa tutt'uno con l'oceano. Oltre quelle onde sorgono vivaci rifugi corallini che pullulano di vita. È un esempio eccellente di estuario salubre che si tuffa in un oceano vibrante, nel quale la fauna marina può vivere e riprodursi a volontà. Questo viaggio ha portato il fiume attraverso una miriade di paesaggi e specie animali. L'acqua che ha trasportato ha fluttuato sulle cime delle montagne, ha placato la sete di giganti e ha scolpito la roccia. Ora è venuta a riposarsi nel mitico oceano indiano. Ma il suo viaggio non si fermerà qui. Un giorno, in un luogo lontano,
quella stessa acqua affronterà un altro epico viaggio. Dalla sorgente al mare.